Buongiorno a tutti, eccomi di nuovo qua con un nuovo video sul Bullet Journal. In questo caso siamo arrivati al mese di maggio. Come avete visto, ho cambiato agenda. Se non avete visto il video precedente, vi lascio il link per guardarlo. Ho preso questa agenda puntinata da Tiger, che vi consiglio tantissimo perché è super comoda. Quindi niente, vado come al solito a realizzare la mia copertina e in questo caso vedrete che come diciamo oggetto principale di tutta l'agenda ho voluto ricreare questa lavanda. In questo periodo sono molto più lineare, insomma, voglio fare le cose un po' più semplici, meno ghirigori e con colori più soft. E come vedrete, infatti, a differenza degli altri mesi, questo mese sarà così. Come vedete, come seconda pagina ho voluto realizzare il mio solito calendario dove scrivo gli appuntamenti più importanti. E passiamo ora alla terza pagina. Come al solito, invece, faccio il calendario un po' più in grande dove io scrivo gli appuntamenti e quindi anche gli orari degli appuntamenti, ma ovviamente voi potete scrivere le cose più importanti che dovete fare in quella determinata giornata. Ok, giriamo pagina e in questa pagina andrò a realizzare il wellness tracker. In questo caso, come diciamo oggetto principale, ho fatto la lavanda sempre, le foglioline le ho fatte un po' più grosse ovviamente e nei vari petali vado a mettere i numerini. Come al solito faccio il mio color code sopra e così andrò a colorare ogni casellina in base se mi sono impegnata, se sono soddisfatta o se non ho fatto nulla. In questa pagina qua invece vado a fare il mio solito tracker con tutte quelle azioni che voglio monitorare durante il mese. Girando pagina vado a ricreare invece la mia solita tabellina delle spese che come ogni mese vi dico che è molto importante perché vi rendete veramente conto facendo questa tabellina di tutte le spese che avete durante il mese e tra l'altro è anche comodo ovviamente sia per risparmiare ma anche proprio come promemoria. Se volete ricordarvi appunto cosa avete speso per una determinata cosa basta che andate in quel mese e guardate cosa avete scritto. E così inizio l'agenda vera e propria, quindi vado a fare i miei numerini per tutti i giorni del mese e in questo caso vado a ricreare appunto il mio ramoscello di lavanda, poi scrivo il numero del giorno e il giorno della settimana. Nell'ultima pagina, visto che avanza spazio, vado a ricreare e a decorare sempre con i miei ramoscelli di lavanda. E passiamo ora all'ultima pagina che faccio sempre, che è la fine del mese. Anche questa pagina è molto importante, almeno per me io la trovo molto utile perché vado a scrivere i posti dove sono stata, le nuove ricette, la frase del mese che mi ricapitola appunto come è stato tutto il mese. Insomma, potete sbizzarrirvi e scrivere ovviamente tutte le cose che volete e soprattutto che volete ricordare per vedere come è andato quel determinato mese. Io
spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, e se avete dei suggerimenti da darmi, ovviamente lasciate un commento, così li posso leggere e posso cercare di realizzarli nei prossimi video. Ciao a tutti!